È il primo agribeach d'Italia e coniuga in perfetta armonia il turismo agricolo con quello balneare. Siamo a Marina di Salve, in località Pescoluse, e questo è l'Eden Salento, uno stabilimento unico nel suo genere in cui l'azzurro di un mare bandiera blu degrada sul verde di un prato retrodunale circondato da piccoli orti biologici da cui provengono gli urtaggi che poi vengono serviti nei piatti dei bagnanti in pausa tra un tuffo e l'altro, con corredo di caprette, maialini, oche e galline che forniscono generose le uova fresche per i dolci e altri prodotti da forno. Un'oasi naturalistica con isole relax e ristorazione genuina a chilometro zero e produzione limitata, considerato che si consuma solo ciò che si produce in loco. L'idea è di una giovanissima imprenditrice del luogo, proprietaria del terreno, che ha deciso di mettere a frutto nel solco della tradizione agricola di famiglia. Nasce in maniera molto semplice, è quella di dare ai clienti, a partire da noi anzi, ai nostri parenti, ai nostri amici, ai nostri figli, di dare comunque una ristorazione pulita, semplice, fatta di prodotti coltivati direttamente qui, quindi a chilometro zero, quindi a centimetro zero, e sani, con i veri gusti che la terra salentina produce. Quindi chi viene qui ha un valore aggiunto, cioè non solo la bellezza di un mare bandiera blu, ma anche la bellezza di un cibo bandiera verde, chiamiamolo così. Il progetto più ampio include il recupero della masseria Don Cesare e della macchia circostante, di alto valore archeologico, tanto da essere oggetto di scavi da parte dell'Università del Salento, per farne un ecomuseo diffuso. Nell'immediato, intanto, si lavora alle idee che nascono dal diretto gradimento dei turisti, che qui approdano in un luogo senza tempo, a diretto contatto con la natura, e che include percorsi di fattoria didattica, con la possibilità anche di vendita diretta dei prodotti e soprattutto di degustarli in aperitivi biologici che al posto di arachidi e patatine contemplano ricotte, frise e latticini, per la soddisfazione di chi il Salento vuole conoscerlo fino in fondo attraverso quei sapori legati a doppio filo con le radici del luogo. Trovare la ricotta calda quando tu sali dal mare a fare un aperitivo, abbiamo visto che piace molto alla gente, proprio perché è difficile oggi ritrovare quei sapori. In questo contesto inserire, quindi con quest'animo, con questo spirito, inserire gli animali, che è una cosa che piace tanto ai bambini ed è una cosa che ho notato soprattutto magari i bambini che vivono nelle grandi città restano veramente, cioè loro passerebbero tutto il tempo a guardare il coniglietto, però è una cosa che ci consente anche di fare dei piccoli laboratori con i bambini, quindi come intrattenimento, anziché fargli fare solo l'animazione di balli di gruppo piuttosto che i bambini possono farsi quell'oretta per piantare l'orto, per assistere gli animali, piuttosto che, come avete visto, ci stiamo munendo di un'area attrezzata per i cani. Si può stare, cioè, più elementi, che sono quelli che poi portano le famiglie, secondo me, a stare bene. Infatti chi viene qua ci resta.